Buongiorno a tutti e benvenuti al nono episodio di Let's Play Lifeless Planet. Madonna quanti. Allora, ci eravamo lasciati qua con la signora che si sta facendo bucare la testa da questa specie di raggio laser strano balordo. Eravamo appena passati sull'Hard Light Bridge dietro e avevamo terminato l'episodio con quelle due grosse strutture di presumibilmente pietra che si erano sollevate causando grandissime quantità di lag. Una volta riavviato il gioco il problema è sparito. Niente, continuiamo, proseguiamo. Là in fondo c'è della roba che non era andato a vedere, o che almeno non mi ricordo di se era andato a vedere. Cioè dicendo che sto usando il tosa erba, speriamo che non si senta nel video. Lag spike di nuovo. Vediamo un po' cosa c'è là sopra. No, però non cominciare a scivolare da tutte le parti. Ok. Ah, c'è un cubo. Un altro cubo dell'acquetta radioattiva verde. Quindi... ah, bisogna forse spostare questi. No, forse sposto l'altro, perché avevo visto c'è una manina. Sì, bisogna spostare già comprimerli. Bene, una volta spostato qua. Ah, apparentemente questo è fisico. Ah, bisogna forse. No, come lento però la cosa. Ah, spostiamo il nuovo, forse più veloce. Questi non si sposta. Oh no, ma forse bisogna metterli. Così. Si spostano di lato. Sì, bisogna infilarli. Ho capito, bisogna infilarli praticamente. No, com'è che funziona? Già, sicuramente creare una combinazione con questi cosi qua che va di lato. Forse così. Così. Poi questo qua non di lato. Qui. O forse no, bisogna semplicemente assemblare, bisogna spostare tutti questi cubi qua fuori dalle scatolette. Sì, presumibilmente. Bisogna spostare tutti questi cubi via. E una volta che sono stati spostati via, far combaciare i due mezzi cerchi color oro. Per adesso l'ho incastrato questo, quindi speriamo che ci sia il bug del movimento diagonale. Grazie bug, per una volta che ci sei utile. Ok, questo se ne va di lato. Però ne rimane uno in mezzo. Forse ce ne possono fare due in questo, in questo slot. Allora, qua e qui. No, sì, ce ne stanno due. No, non ce ne stanno tre. Per niente, ci sono degli strani bug per cui questi affari cominciano a rimbalzare da una parte all'altra. Questo non va di qua. Questo può andare qua. Iper mega bug. Però non è successo niente, l'ha respinto solo indietro. Sì, bisogna quasi certamente farli combaciare. Poi magari dico, come al solito faccio le cose sbagliate o in un ordine in cui non mi ricordo. Questo tanto può andare solo avanti e indietro, di lato non ci va. Questo va tolto di mezzo in qualche modo, ma l'unica feritoia abbastanza profonda. Ah, è questo qua. Allora, ho sbagliato a mettermi nelle feritoie. Allora, questo deve andare via. Questo deve andare via. Questo deve andare avanti, invece. O forse no, cosa bisogna fare? Allora. Bisogna far avanzare questo e poi man mano le procedere in qualche modo, praticamente farli passare. Andiamo, posso. Una specie di puzzle in poche parole. Allora
vediamo come si può svolgere. Allora, questo lo portiamo avanti, ma tanto se lo portiamo tanto avanti, poi ci blocca quel mazzo. Ci può stare solo uno di questi aggeggi per feritoia. Andare un pochino più là, no? Scusate, no, decisamente no. Allora, può benissimo andare avanti, però una volta che è andato così tanto avanti, questo intanto può uscire di fuori così libera una feritoia. Poi questo va indietro fino in fondo. Questo va. Near our house. I'll never forget.
She was covered in leaves, and there was moss or something beginning to grow on her toes. I thought of that a few years ago, and it made me realize how temporary our lives are. Sooner or later, we have to let go. Where are you?